Avete verificato che la regione Campania è stata collocata nella zona cosiddetta gialla, a fronte di altre regioni collocate in zona arancione e altre in zona rossa, quella della maggiore diffusione del contagio. Questo elemento, questa classificazione ha determinato qualche sorpresa. C'era molta gente che si aspettava una diversa collocazione della regione Campania. Abbiamo verificato con curiosità la sorpresa che ha avuto qualcuno perché si aspettava, quasi voleva, che la Campania fosse inserita fra le zone rosse. E. Credo che si sia determinato un po' questo fenomeno. Per quasi due mesi la campagna ha subito un'aggressione mediatica. Giornali, reti televisive nazionali che hanno descritto una sanità falsa e poi hanno fatto finta di sorprendersi. Per mesi abbiamo assistito a campagne scandalistiche a interviste con uomini mascherati. Ancora, ancora in questi giorni c'è qualche imbecille di amministratore della Campania che viene invitato, va in giro per le televisioni semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania. Amministratori che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito, un dito per controllare la movita, per mettere ordine, cioè per dare una mano a contenere il contagio. Ebbene, questi soggetti vengono ormai utilizzati come lo scemo del Paese, semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania.